Federica Pellegrini esce allo scoperto e parla del suo amore per Matteo Giunta. La campionessa di nuoto che il 5 agosto festeggerà i 33 anni spiega perché ha ufficializzato il legame all'Olimpiade di Tokyo. Sorprendendo anche il 39enne, cugino del suo ex Filippo Magnini e suo allenatore dal 2014. Chi si imbarazza e replica, non mi sembra corretto. Al Corriere della Sera la Divina rivela, abbiamo aspettato il momento giusto per farlo. Anche se era un po' il segreto di Pulcinella. Sono contenta che tutti quelli che lo sapevano abbiano rispettato la nostra volontà di vivere questa storia nei ruoli giusti. Io atleta, lui il mio tecnico, per un equilibrio di squadra. All'inizio non è stato facile. Ma ora possiamo fare quello che vogliamo. Più guardingo Giunta che all'inizio proprio non si aspettava le parole di Fede. È venuta da me e mi ha detto, mi sa che ti ho messo un po' in mezzo. Sono contento che in questo turbine di emozioni lei si sia aperta anche oltre lo sport. Ma io sono un tecnico federale, non mi sembrerebbe corretto parlare all'Olimpiade della mia vita privata, ribatte. La Pellegrini però è contenta di aver finalmente detto tutto e aggiunge, progetti, se verranno. Verranno molto naturalmente. Matteo è molto calmo, siamo agli opposti, ci compensiamo. Mi ha insegnato a vivere tutto con più leggerezza. Cambierà qualcosa tra noi senza lo sport? Ho la presunzione di dire di no. Federica Pellegrini dice addio al nuoto ma ha tante cose in cantiere e un amore da vivere finalmente libera da tutto. Giunta, l'uomo giusto per lei, della fidanzata dice, cosa serve per lavorare con Fede? La fiducia. Quando l'ho conosciuta nel 2012 era diffidente, poi la chimia. È stato un anno faticoso. Fede penalizzata dal rinvio dei giochi. Ma è un atleta fenomenale. Un progetto a Verona? Vedremo. Il gossip non lo temo, ci sono situazioni, o fato o destino, che ti fanno seguire una linea immaginaria e visibile ma che c'è. Sono contento che sia finita con una finale olimpica, sono un romantico. Che allenatore sono senza Fede? Triste.